Benvenuti alla seconda manche del Deep Quiz Skit. Il concorrente è Tullo, con le domande scritte da Vice. Le vittime sono Fee Freddy, Lace e Freddy. Partiamo con le telefonate. Oi Freddy. Ciao, sono Tullo. Ciao, ti disturbo? Stai bombando? Sei in situazioni erotiche particolari o puoi parlare? Partiamo con le domande. No, perché qua c'è il dubbio se sei ancora capace di rappare, insomma, più o meno, ma dai, penso che... Ah, Dio, vedete questo dubbio? Sì, no, perché il dubbio era che se ti chiamassi potessimo sfigurare un po' nel mixtape. Addirittura adesso. No, la domanda era se, cioè, tu hai il microfono a casa tua, no? Allora, io ho il microfono, quindi normalmente registro da me. Sì, no, ma dico, preferisci venire da noi qua pagando o registrare da te? Beh, se mi pagando allora preferisco registrare a casa, affidatelo per... Oh, Fee Freddy ha perso il ragazzo, quindi è inutile che andiamo avanti a parlare. Signori! Cioè, doveva farti l'ultima domanda se volevi un po' di uccello. Comunque il pezzo lo facciamo lo stesso, Fee Freddy. Sì, senza pagare in studio, ovviamente. No, quella era vera la cosa, quella era l'unica cosa vera della cosa. E l'avversario sbeffeggia il concorrente. Oi Lace, sono Tullo. Ciao bello. Ciao, ti ho scritto dal cellulare del Vice perché ero senza soldi sul mio. Vai, come stai? Tutto bene? Ti disturbo? Troverà le parole? No, tranquillo, tutto abbastanza bene, dai. E boh, pensavo una svolta un po' più hardcore, tipo un pezzo sui trans, qualcosa, giochi di parole. Boh, magari anche scene con tipo gente che fa l'elicottero, un po' spinta, a seconda di come viene, bro, non lo so. Che sia un silenzio a senso? Peso. Sembra proprio di sì, amici. Boh, può essere sì. Ok. Ascolta, tu hai già qualcosa di pensato, di... Cioè, tipo, tu lo vedi, Bigoli, se sdoplo la frugola? Sì, non è un problema, insomma, anche quello. Mike, compro una vocale. Ciao. Lei è quello che l'ha presa peggio. Oi là, come stai? Tutto bene? Ma grandissimo, come sempre. Ti ho chiamato perché non mi passa un cazzo. Da te passa un po' di cazzo in giro? Signori! Com'è? Tu hai sentito il mio ultimo disco? Perché io ho preferito non ascoltarlo proprio perché mi faceva... era un dramma. E neanche io che sono il produttore. Non ho capito, scusami, io? Ma senti, tu hai chiamate gratis per caso? Perché io non vorrei buttare soldi, tipo... Non vorrei spendere l'infinità. No, ma ti chiamo io adesso, aspetta, beh, ti attacco e ti chiamo io. Ok, buono. Okay. Ciao, ciao. Colpo di scena, amici! Non pensavo succedesse questo. E per fortuna che era gratis, perché se pagava era magico. Incredibile, amici.